Bella a tutti ragazzi, qui è Ersatto, siamo su GTA 5 con il 55esimo episodio dei Misteri e Stranezze. Oggi andremo a vedere qualcosa di davvero particolare. Mi è stato segnalato da uno di voi negli ultimi video e si tratta di una sorta di tributo ad una persona che è morta nel 2012. Infatti questa persona, forse 2013, non vorrei sbagliarmi. Comunque sia, non a caso il riferimento è situato nel cimitero di Los Santos, situato a nord-ovest della città, e su questa panchina possiamo leggere una targa. Questa targa presenta un nome, ovviamente, vedete qua, in memoria di Chris Edwards. Chris Edwards era un tizio, un artista, uno che faceva, diciamo, gli artworks per conto della Rockstar Games. Ha partecipato non solo a GTA 5 ma anche a Max Payne e a LA Noir. Infatti il suo nome si può vedere nei titoli di coda. Intanto qui abbiamo uno che ci dà fastidio mentre parliamo dei morti. Ma come ti permetti? A botte dentro i cimiteri, vergognoso. Comunque vi dicevo, Chris Edwards era appunto uno dello staff della Rockstar Games. E quindi la Rockstar Games ha pensato bene di mettere un riferimento a lui, che è morto molto recentemente all'età di soli 43 anni. Quindi è morto abbastanza giovane. E inoltre Chris Edwards non era solamente famoso, diciamo, cioè in realtà non era famoso, diciamo, non era noto soltanto per il lavoro svolto alla Rockstar Games, ma fu anche uno dei pionieri del gioco Second Life. Second Life, per chi non lo sapesse, è un simulatore di vita, diciamo, in cui si può fare proprio di tutto. Uscì nel 2002 circa. È appunto uno di quei giochi, diciamo, in cui tu ci dedichi davvero molto tempo. Lui disegnava, appunto, era un artista in questo gioco. E fra l'altro in questo gioco una cosa molto interessante è che si possono fare anche soldi veri. Infatti, essendo un simulatore di vita, c'era un'economia interna e si potevano poi convertire i soldi che si facevano attraverso il commercio con gli altri giocatori all'interno del gioco in soldi veri, in dollaroni. Quindi si poteva fare big money lavorando dentro un videogioco. Insomma, quindi questo Chris Edwards era uno che ci sapeva fare, un tizio veramente fantastico. E la cosa molto curiosa che adesso vi dico è che in un'intervista alla moglie, la moglie ci ha detto che lei sapeva che la Rockstar Games aveva messo un tributo a suo marito all'interno del gioco. La Rockstar Games gliel'aveva comunicato. Però appunto questo riferimento è stato trovato solo recentemente da un utente che si chiama Viendetta. E poi purtroppo la vedova non ha una PlayStation 4, un Xbox o un PC per poter giocare a GTA 5, quindi non aveva mai potuto vedere questo tributo e recentemente è saltato fuori, quindi diciamo anche questo è un aspetto interessante. La Rockstar Games quindi è davvero, sotto questo punto di vista, è davvero eccezionale, dopatissima, e non è la prima volta che mette, diciamo, dei riferimenti a propri sviluppatori all'interno del gioco. Infatti anche lo stesso Monte Ciliad porta il cognome, perché Ciliad è il cognome di uno dei sviluppatori della Rockstar Games. Quindi io davvero sono rimasto impressionato, questo è un bellissimo tributo, e poi l'hanno messo dentro un cimitero, quindi ha proprio tutto un significato particolare. E cioè, un giorno, secondo me, metteranno un riferimento Ersatto anche in GTA. E spero che non sia dovuto alla mia morte questo riferimento. Ma così, no, non metteranno mai un riferimento al povero Ersatto. Ersatto non conta niente. Non conta niente, Ersatto, e no. Che dire, questo video è abbastanza breve in effetti, però, diciamo, c'era solo questo di cui volevo parlare in questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per video simili. Vi ricordo di scrivere nei commenti i misteri che volete che io tratti, che non abbia già fatto, possibilmente, anche se ciò è un'impresa ardua visto che abbiamo fatto tutto. Guardate che volo, wow. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.